La sesta giornata della Serie A Fables si rivela un turno decisamente pro kickoff. La squadra di Russo passa di misura sul campo del Tiki-Taka e allunga in vetta. Rallentano Bitonto e Pescara, pari nello scontro diretto. L'Audace Verona strappa un ottimo pari sul campo della Lazio. Bottino pieno per l'Occasa, Falconara sull'Isola. Altra spartizione tra Molfette e CMB Futsal Team. Il rimonta ai 3 punti della VIP e sorpasso alla Lamezia. In classifica kickoff 15 punti, Bitonto e Pescara e Tiki-Taka 11, Falconara 10 col CMB, Lazio 9, VIP 7, Molfetta 6, Foligno 3 con l'Audace Verona, Cagliari 3, Lamezia 0 punti. Queste le sfide del prossimo turno: CMB Bitonto, Pescara Lazio, kickoff Cagliari, Verona Foligno, Falconara Molfetta, Lamezia Francavilla, riposa il VIP. Fare De Siena, allora Ghirardi può calciare col sinistro che si infila all'angolo in vantaggio alla kickoff. Allegri esce bene però da questo rimpallo con Bertè. Borges controlla il palo di Borges, Bovo insiste, Duda respinge e arriva Borges a realizzare lo 0-2. Passare il pallone proprio per Guidotti, si difende l'attacco di Pellegrini. Guidotti serve Soldevia, 2-1. Ha segnato Anna Soldevia! Recupera il pallone Pato che corre sull'altra sinistra, ancora la fa Pato, dall'altra parte c'è Vannelli, Vannelli! Gabi Vannelli, 1-0 per il Pescara! Renatigna, Diana Santos, la botta di Diana Santos! Palla in mezzo, Rafa Pato, Iosi! E Rafa Pato per il 2-1 Pescara! Intanto Diana Santos in verticale, Lucy Leia dall'altra parte, Renatigna! Renatigna! Coppari, Rosso, supera Grieco, Rosso! Palla verso Grieco che carica il destro, tiene il pallone, poi gol mancino! Che gol di Grieco! Pereira che adesso ha toccato in avanti, buona la giocata per Pratico, il destro, la parata dei palloni e l'autogol per il Cagliari, battuta Racchi Rossi in direzione di Vecchiare con il tacco, sta per fare una gran giocata a porta vuota e il gol del pareggio. Ancora su Isa Pereira sulla sinistra, poi per Ballardino, uno contro uno con Vecchione, la salta il destro e la palla che finisce in rete, la sfuorisce, riparte il PDO, va con il sinistro dentro per la possibilità, il gol, la deviazione di Riberette, poi Ballardin, lo scambio, il tiro, il palo e il gol. Rilancio di Sestari, colpo di testa di Ferrara che fa 5 per Falconara. Rilancio di Sestari, colpo di testa di Ferrara che fa 5 per Falconara. Per Cintia Pereira, apre sulla destra con la copertura, la porta è vuota, Ferrara calcia da lontano. La giovanissima che ha tanto qui Pratico, il pallonetto. Tra 20 secondi alla fine, potrebbe essere l'ultimo tentativo con il recupero di Cintia Pereira, poi Pratico, doppietta. È proprio Schneider che ci arriva prima di tutte in buca da Cenedese, arriva l'autogol di Horvat in avanti, cerca ancora Enrico, Cenedese in vantaggio, arriva Enrico che anticipa tutti, pareggia il Molfetta, indietro da Enrico, di prima da Caballero, a sua volta cerca la palla per Horvat, vittoria Horvat, 2-1 femminile Molfetta. Parte Schneider in porta, 2-2 Rafa Schneider. Lì difende male il pallone Pasquale. Yokisalo! Secondo gol stagionale. Yokisalo 1-2 con Barca. Ancora Barca davanti al portiere. Barca! Cecilia Barca. De Cao. Pomposelli si porta avanti il pallone, poi De Angelis la incastra sotto l'incrocio, è 2-1. Pomposelli, solito giro palla in zona offensiva della Verona, put off in avanti per il 2-2 firmato Giulia Ferreira. Per il VIP che si trova a dover correre velocemente in difesa e sfugge alla difesa la ottima rete realizzata del Lamezia.
e trova infatti subito, con neanche un minuto di match di iniziato, trova la soddisfazione personale. La difesa di Prestes che la mette in difficoltà, colpo di testa dopo un ottimo passaggio di Piccinno per la compagna Kubasek. Ritorna in piedi Oselame, ma non riesce a intervenire, a bloccare, a parare Maddalena, che dopo l'occasione sprecata poco fa riesce a trovare la soddisfazione personale. Pagna, giocata di sapienza quella della giocatrice numero 12, nonché il capitano. E così viene realizzata la quarta rete in modo inaspettato.